Buonasera a tutti, benvenuti a questo ultimo appuntamento della rassegna Pescasseroli Legge. Grazie mille per essere venuti qui questa sera, in condizioni variabili ma in una situazione sempre comunque bella e calorosa. Intanto ringraziamo ovviamente il Comune di Pescasseroli per aver permesso questa meravigliosa manifestazione, che è arrivata all'ultimo appuntamento ma con un grande successo. Ci sono state circa 400 presenze a incontro, quindi insomma veramente una grande occasione per parlare di libri, per riflettere, per discutere, per incontrarsi, e sappiamo quanto in questo momento sia importante anche riuscire a trovare occasioni del genere. Ringraziamo ovviamente quindi il Comune nella persona del Sindaco, che è qui, quale va ovviamente il nostro grande ringraziamento. E già che sono lì in prima fila, ringrazio anche la presenza di una cara amica, Laura Boldrini, al quale va un grandissimo applauso da parte di tutti quanti. Stasera, come dicevo, l'ultimo appuntamento, e l'ospite di oggi è Michela Murgia, che è qui accanto a me. Noi siamo Tempesta, il libro di cui tra pochissimo parleremo, grazie ovviamente a Dacia Maraini, l'anima di questo festival. Grazie per completare, diciamo, il parterre di questo palco, Barbara Morio, che leggerà i brani del libro Noi siamo Tempesta. E ovviamente, come avrete notato, anche perché sarebbe molto difficile non notarli, il gruppo di Alessandro Parente, La Scatola del Vento, ragazzi con i loro organetti, che durante la serata ci accompagneranno con la loro musica. E poi ci saranno ovviamente molte altre persone da ringraziare, ma lo faremo a tempo debito durante questa bella serata. E io direi di cominciare a questo punto con un brano. Iniziamo subito a entrare, diciamo, nel libro, in Noi siamo Tempesta, e da grazie ovviamente a Barbara Modio, che leggerà un brano. Prego. Le librerie e gli schermi grandi e piccoli della nostra infanzia sono pieni di storie, ma queste storie, a guardarle da vicino, si somigliano un pochino tutte. La stragrande maggioranza racconta la vicenda di un eroe solitario con un destino glorioso, spesso abbandonato da chi doveva accudirlo, come Pollicino e Mosè, cresciuto alla periferia di qualcos'altro, come Harry Potter o Luke Skywalker, e chiamato ad affrontare mille prove per affermarsi, come Ulisse ed Ercole. Su questi eroi abbiamo sognato tutti e tutte, e spesso ci sono apparsi speciali perché dotati di talenti o poteri unici, grazie ai quali avrebbero salvato se stessi o il mondo. Erano eroi con poche amicizie, che restavano sempre gregarie, affiaccandosi ma mai intaccando il loro speciale compito eroico. Le battaglie che affrontavano si svolgevano in un mondo descritto come difficile e ostile, pieno di pericoli e nemici. Vite non per tutti, quelle degli eroi, avventure per persone speciali, supereroi, creature con un destino unico, che erano facili da ammirare, ma impossibili da imitare. Queste storie vengono considerate educative e per molti versi lo sono. Ma a cosa educano con esattezza? Il messaggio sottinteso è che siano l'X factor, l'eccellenza individuale, il talento raro di singole persone a fare la differenza davanti alle sfide del mondo. È davvero così? Alcune volte sì, ma la statistica insegna che la storia,
si fa esattamente in modo inverso. Nella stragrande maggioranza dei casi non sono i geni solitari a cambiarla, ma il lavoro di squadra, la condivisione dei percorsi. Che cosa implica insegnare ai bambini e ai ragazzi che il mondo va letto solo dentro la cornice dell'eroismo solitario? Immedesimarsi in quel modello di personaggio, che valori radica? Che modalità d'azione sviluppa? Che sguardo sulla realtà educa? Le caratteristiche di queste storie sono sempre le medesime. 9 volte su 10 l'eroe è maschio, non gli manca mai il nemico, il modello di risoluzione dominante è bellico e la gloria del vincitore si ottiene al prezzo dell'annichilimento dei vinti. Dentro questa tipologia di storie si cresce più competitivi che collaborativi, più guardinghi che fiduciosi, più rivendicativi che riconoscenti. Si cresce psicologicamente predisposti a difendersi. E se a cambiare fossero le storie che ci insegnano da bambini? Se anziché farli addormentare sognandosi soli contro il mondo e l'uno contro l'altro, dessimo loro avventure dove diventare potenti insieme? Le storie di questo libro sono tutte vere e allo stesso tempo tutte inventate. Sono vere perché le imprese meravigliose di cui si parla sono accadute sul serio e succedono ogni giorno di continuo. Sono inventate perché quasi nessuno le racconta, come non fosse importante tramandarci le storie che ci hanno visti protagonisti insieme, senza eroi a cui dare il compito di essere migliori di noi. Mi sono presa la libertà di immaginare dialoghi, azioni, talvolta anche personaggi, e per questo i racconti non sono proprio fedeli alla cronaca. Ma non importa, sono fedeli alla vita, che ha un'armonia sempre corale. Grazie mille a Barbara Modia, la sua capacità di rendere vivo qualsiasi testo, ancora più vivo insomma di quanto già di per sé è. E allora io direi di fare sì un piccolo intermezzo, anzi inizio musicale, visto che i ragazzi sono strapronti. E il primo brano che ascolteremo è Il Sultano di Babilonia di Alessandro Parente, eseguito appunto da La Scatola del Vento. Thank you.
complimenti, bravissimi. Non di pronto si parla di squadra, di coralità, di lavorare insieme, di andare insieme nella stessa parte, secondo me un esempio meraviglioso. Grazie alla scatola del vento di Alessandro Parente. Allora, cominciamo a parlare di Noi Siamo Tempesta, ma prima ancora... A proposito? Esatto. No, qualche goccia. Prima ovviamente di parlare del libro, parliamo, sì, per quanto potete farvi un pochino avanti, così non vi bagnate. Anche, sì, anche al centro, penso, sì. No, cento no. Stato mai seduto. No, cento no. Infatti sì, qui c'è un paio di due per posto, quattro. Attenti ai fili, non cadere. No, qui no. Qui no. Qualcuno qua. No, neanche qui io devo voler passare. C'è un passaggio. Allora, cominciamo. Michela Murgia è la protagonista di questo incontro di Pescasseroli di Legge, sicuramente tutti quanti la conoscete, ha esordito come scrittrice con Il mondo deve sapere, ha vinto il premio Campiello nel 2010 con Accabbadora e l'ultimo, diciamo, prima di Noi Siamo Tempesta, nel 2018 è uscito Istruzioni per diventare fascisti, l'avrete anche vista nel programma Quante storie di Corrado Augias, insomma avrete avuto sicuramente moltissime occasioni per ascoltarla, per ascoltare il suo pensiero, per leggere i suoi meravigliosi libri. Cominciamo a parlare di Noi Siamo Tempesta e io a questo punto lascio la parola a Dacia Maraini. Bene, mi spiace per la pioggia. Beh, credo che questo libro è in questo senso straordinario, perché non solo dice l'eroismo non è un fatto individuale, c'è sempre una collettività, perché da soli non si fa niente, tutto avviene quando siamo parte di una collettività. Ma non solo, ma ci dà gli esempi, che poi questi esempi vanno, pensate un po', dalla battaglia delle Termopili, e siamo nel 480 a.C., e dice l'importanza di che cosa è stato decidere di formare un gruppo di persone che si sarebbero immolate, sapendo che andavano incontro al sacrificio pur di salvare la città. Poi passiamo al muro di Berlino, passiamo alle streghe di notte, che ho trovato bellissimo, cioè nel 44, quando c'era la guerra e i tedeschi avevano invaso il nostro paese, a un certo punto avevano invaso l'Europa intera, a un certo punto ci sono delle donne inglesi che sono aviatrici, che con un coraggio straordinario dicono no, noi andiamo, ancora non c'era il voto per le donne, però decidono di farsi aviatrici, di andare a buttare delle bombe sull'esercito tedesco, sui nazisti insomma, e rischiano la vita, alcune muoiono, però fanno un lavoro straordinario, dimostrando, pur non avendo il voto, dimostrando che le donne possono fare qualsiasi lavoro, no? L'importante è metterci, dare loro fiducia. Passiamo per esempio a un'altra cosa bellissima, è quella delle madri di Plaza de Mayo. Io sono stata lì e ho fatto quelle passeggiate nei giorni in cui ancora c'erano i militari al potere, e devo dire che era commovente, perché i militari sono rimasti, voi sapete, no? In Argentina, quando i militari hanno preso il potere e hanno usato dei metodi veramente peggio che nazisti, cioè prendevano le persone, le buttavano dagli aerei, uccidevano le madri, prendevano i bambini, poi c'è stata tutta la questione dei bambini che poi sono cresciuti credendo che il padre e la madre con cui erano cresciuti, credendo che fossero loro padre e madre, erano invece quelli che avevano ucciso il padre e la madre. Insomma, delle cose abbastanza agghiaccianti, che nemmeno forse erano arrivati i nazisti a immaginare una tale perfidia. Ecco,
E loro però avevano capito una cosa, queste madri, che la maternità in un certo senso era sacra. Quindi se andavano degli uomini, dei ragazzi a protestare davanti al Parlamento, e venivano immediatamente arrestati e fucilati. Di fronte a delle madri che con il fazzoletto in testa si mettevano lì e facevano semplicemente il giro della piazza davanti al Parlamento, nessuno ha osato, non hanno mai osato toccarli. Ed è stato importantissimo, perché il mondo intero è diventato consapevole, e probabilmente loro sono state anche la causa della caduta del regime militare, no? Ecco, ma poi ne parleremo di altri, però intanto vorrei che tu ci raccontassi un po' meglio alcune di queste bellissime storie di eroismo collettivo, cioè non è una persona. Le madri di Piazza del Maio erano centinaia di madri che avevano perso i figli, erano spariti, non sapevano dove erano andati a finire, quasi tutti erano uccisi, però avevano subito la tortura, però erano lì tutte le settimane regolarmente a fare il loro cerchio davanti al Parlamento. E poi vabbè, si arriva addirittura a Wikipedia, quello è molto interessante, perché lei dice Wikipedia è stata una grande scoperta, magari si può dire usata male o bene, però è l'idea che sono stati questi due, Larry Sanders e Jimmy Wales, i quali hanno pensato, ma è possibile che la conoscenza debba essere affidata soltanto a alcuni esperti ed alcuni libri, come per esempio un vocabolario, un dizionario, che alcuni potevano comprare e altri no. E allora hanno detto, beh, perché non affidiamo la diffusione della conoscenza a chi vuole, a chi ne sa di più? E questa è stata un'idea geniale, insomma, perché ha coinvolto la rete con milioni di persone. Ecco, quindi è veramente una panoramica molto complessa e molto articolata di questa idea. Si è in molti a cambiare il mondo, non è mai uno. Uno magari quello che più si espone, quello che più è evidente, però il mondo viene cambiato quando c'è una sensibilità collettiva. Quando c'è un mondo che si muove e che sta dietro chi magari poi si espone, chi magari poi si sacrifica, però dietro c'è un mondo, c'è una solidarietà, ed è quello che fa cambiare il mondo. E questa è l'idea del libro, ho detto giusto? Hai detto giustissimo. Io innanzitutto ringrazio, perché un abbraccio così caldo, così musicale, così corale, insomma. Ero stata preavvisata da Marcello Fois, però finché non lo vedi con i tuoi occhi non ti rendi conto. Quindi grazie di questa accoglienza. Poi mi sento illogicamente responsabile di questo evento meteo, sarà perché mi sembra così metaforico dei tempi che stiamo vivendo, che a tratti, come dire, ci minacciano di annichilimento, di fulmini, e dall'altra ci illudono di schiarite che poi non si realizzano. Quindi è un momento in cui, come dire, dobbiamo sentirci un po' tutti con l'ombrello pronto ad aprirsi, immagino. E quando ho iniziato a ragionare di scrivere questo libro qui, che non era in conto 2 anni fa, te lo dico proprio con franchezza, avevo già un piano editoriale stabilito, dovevo fare un libro, e questo non era questo, diciamo. Però più andavano avanti gli eventi, più mi guardavo intorno, più cercavo di capire come il degrado, come la perdita di coesione del tessuto sociale che stavamo attraversando e che ancora attraversiamo potevano essersi generati. L'unica risposta che come narratrice ovviamente io posso darmi è: siamo fatti di storie che non ci allenano a sentirci dentro una trama comune, siamo fatti di storie che ci abituano ad aspettarci il salvatore della patria, l'uomo della provvidenza, mettiamola in questi termini. E questa cosa qui ci struttura proprio la forma mentis. Siamo qui a guardarci come se fossimo un popolo debole, e solo un popolo debole ha necessità di un uomo forte, sempre un uomo, tra l'altro. E questa cosa qua, ho detto, vorrei scrivere un libro politico su questo. Però
Un romanzo non mi sembrava il caso, un saggio non è necessario, perché ci sono fior di saggi sul potere della collettività, sociologi, antropologi che hanno scritto cose meravigliose sulle quali mi sono formata anch'io. Però se provassi a raccogliere delle storie che esistono già, che molti di noi conoscono, ma che considerano eccezioni rispetto alla normalità degli eroismi individuali, e le mettessi insieme e scegliessi un linguaggio molto semplice, perché l'ambizione che avevo con questo libro era di arrivare al pubblico più difficile di tutti, e cioè i ragazzi e le ragazze. E se facessi questa cosa, forse sarebbe il gesto politico più importante che io potrei fare in questo momento come scrittrice, provare a immaginare storie in cui si è potenti insieme. La casa editrice Salani, che è la casa editrice, diciamo, più strutturata per fare letteratura per ragazzi, mi ha benissimo accolta, devo dire, e mi ha benissimo accolta nonostante io avessi delle richieste molto precise, molto esigenti, 3 punti meno esigenti di quelli che Zingaretti sta chiedendo, però comunque abbastanza esigenti. Il primo era: non voglio scrivere questo libro da sola, cioè voglio raccogliere le storie, voglio scriverle, ma voglio utilizzare linguaggi diversi, alcuni dei quali non sono i miei, per cui almeno una di queste storie io la scrivo, ma poi non voglio che venga pubblicata come l'ho scritta, voglio che venga data a un disegnatore, a un illustratore, a un fumettista, che la trasformi, la traduca nel suo linguaggio e appaia solo lui, senza appunto le parole che l'hanno generata. E quindi la casa editrice mi ha detto di sì, e una di queste storie, proprio quella delle streghe della notte, è disegnata da Paolo Baciglieri. E poi ho detto: voglio che ci sia un gruppo grafico, non un grafico, ma un gruppo grafico, un gruppo di creativi che lavori con me contemporaneamente e che illustri con mani sempre diverse, storia per storia, ma che nessuno firmi la sua. Cioè che il gruppo, il nome collettivo del gruppo di creativi si intesti tutto il lavoro senza attribuirlo singolarmente. E mi hanno effettivamente messo in contatto con questo gruppo di geni del disegno, dell'illustrazione, che sono The World of Dot di Milano, che hanno accettato di lavorare a queste condizioni. Per cui io non so chi di loro ha fatto l'illustrazione del mio libro, però so, come dire, che hanno accettato la sfida di costruire il libro così come sono costruite le storie che ci ho messo dentro. E poi è venuto il momento di sceglierle. Tu hai citato delle storie che per certi versi sono drammatiche. Cioè, se tu hai in testa anche un target di ragazzi, oltre che di adulti, perché magari la storia dei desaparecidos la sappiamo tutti. Raccontiamo la storia degli scomparsi, raccontiamo la storia dei loro carnefici, un regime militare che in Argentina ha avuto pieni poteri per un sacco di tempo, ma non ci raccontiamo la storia di quelle madri, com'è che sono riusciti a mettersi assieme in un contesto in cui sembrava impossibile fare un dissenso organizzato, mettiamola così, perché si rischiava troppo, si rischiava la morte. E io ho avuto la fortuna di incontrare Tati Almeida, che è una delle madri di Plaza de Mayo. E Tati non è una delle prime fondatrici. E quando l'ho incontrata ho trovato la sua storia interessante proprio per questo, perché è venuta qui in Italia per incontrare Francesco. Francesco è stato il primo papa a incontrare le madres. Non li ha incontrate Ratzinger, non li ha incontrate neanche Giovanni Paolo II, nonostante loro abbiamo chiesto udienza ripetutamente. In quella circostanza, che è stata 2 anni fa, Tati è venuta assieme a un'altra delegazione, ormai più che ottantenne, per incontrare appunto Papa Francesco. E io ho avuto l'opportunità di vederla il pomeriggio prima, siamo state insieme 4 ore, le ho fatto una lunga intervista che poi è uscita sull'Espresso, e sono rimasta impressionata dalla storia di questa donna, a cui è scomparso il figlio, Alejandro Almeida. Ma Tati non era una peronista e non veniva da una famiglia dissidente rispetto al contesto militare, anzi la sua famiglia era una famiglia totalmente vicina al regime. Quindi Tati in un primo momento non pensa affatto di unirsi alle Madres de Plaza de Mayo, pensa: io troverò un altro modo, siccome siamo amici di famiglia con i militari, io dirò a loro: restituitemi mio figlio e tutto andrà a posto. Quindi fa un ragionamento puramente individuale, di cosa succede ai figli degli altri non ne frega niente. Le interessa soltanto riportare Alejandro a casa. Ci prova per quasi 5 anni e non ci riesce, perché i militari trattano i dissidenti allo stesso modo, anche quelli di famiglie di estrema destra. A un certo punto Tati umilmente capisce che non c'è modo di uscirne se lei non raggiunge le altre, e prova a dare il suo contributo a cercare. Donna di straordinaria energia, una donna
cioè aveva 80 anni, ma io mentre parlavo con lei ero certa che mi avrebbe seppellita, perché era proprio indistruttibile, un ginepro era. E lei ha bussato a quella porticina e tremava, perché diceva: queste lo sanno che a me è mancato un figlio e in 5 anni non mi sono mai fatta viva, e sanno con chi sono uscita a cena in questi 5 anni, sanno chi è entrato e chi è uscito in casa mia. Quindi la prima domanda che mi faranno è: tu non entri perché sei una spia del regime, oppure cosa ci fai adesso qui, ora ti svegli dopo 5 anni che noi stiamo lottando. Invece no, quando le aprono la porta, le madres la guardano e le dicono: niente falta, chi ti manca? Questa è la domanda, la parola d'ordine, perché tutte quelle donne sono lì per la stessa ragione, ciascuna ha un'assenza da reclamare. E lei entra dentro e immediatamente sposa il metodo che hanno queste donne, che non è un metodo non è un metodo violento, non so come dire, anche perché un metodo violento verrebbe represso, e non ha neanche come interlocutori diretti il regime militare, ha come interlocutori paradossalmente la Chiesa, nel senso che loro devono trovare un modo per portare la loro protesta a chi non può ignorarla, quindi una richiesta di giustizia massima, ma anche una richiesta spirituale, religiosa, di aderenza al Vangelo, che loro fanno alla Chiesa. Quindi che cosa fanno? Vanno alla festa di una Madonna, di una, ciascuno c'ha le sue Madonne, lì ne hanno 3 o 4, noi abbiamo, sappiamo che Madonne abbiamo ultimamente. Quello che fanno è questo: dice, non ci ricevono, non possiamo parlare, non possiamo esporre cartelli, non possiamo esporre neanche i ritratti con i nostri figli scomparsi, non possiamo fare niente. Allora gli viene questa intuizione, secondo me geniale e simbolicamente potente, che tu hai esemplificato: la maternità si rispetta, e la maternità però è esposta in questo modo speciale. Si mettono in testa un fazzoletto bianco, il pannuelo, che loro, non è un fazzoletto qualunque, è un pannolino, cioè di quei pannolini di una volta lavabili, no? Della stessa dimensione e della stessa stoffa, si legano il fazzoletto, il pannolino in testa, per indicare con gli stessi panni con cui noi li abbiamo portati alla vita e fatti crescere, noi ti chiediamo il loro destino, che fine hanno fatto. Quindi quel fazzoletto bianco, che non significa niente di per sé, anzi, se vogliamo, significa una cosa sporca, ma è anche indice della cura delle fragilità più esposte di un bambino, quel fazzoletto diventa gesto rivoluzionario, perché mentre l'arcivescovo parla davanti a tutta l'assemblea riunita, queste donne brillano con le loro teste bianche e non le si può ignorare, e se ne accorgono a Buenos Aires, e se ne accorgono in tutta l'Argentina, se ne accorgono in tutto il Cono Sur, e alla fine se ne accorgono nel mondo. Noi siamo venuti a sapere delle sparizioni perché ci sono state decine di madri che in silenzio si sono legate un pannolino in testa, che sembra una cosa assurda, e lo hanno fatto insieme, perché una di loro da sola non sarebbe riuscita a ottenere questo effetto detonante, quel bianco che esplodeva in mezzo alla folla che faceva finta di non vederlo. Quindi raccontare la storia di Tati Almeida voleva dire raccontare anche la storia di una donna che ha fatto un percorso dal tentativo di vincere individualmente alla, come dire, consapevolezza di un percorso collettivo. Mi piace pensare che solo le donne potessero trovare una soluzione di questo tipo, perché è una di quelle soluzioni di margine che nascono dalla creatività di chi ha tutti i limiti attorno, non può fare niente, ha davvero pochissimi gesti da compiere, e dentro quei gesti deve esercitare il genio. E queste donne esattamente questo hanno fatto. E funziona come per i fiumi: gli argini innalzano il livello. Queste donne avevano argini così alti che il loro livello si è dovuto alzare fino a tracimare fuori dall'Argentina. Per cui pensare di raccontare quella storia e di raccontarla anche a ragazzi è stata un po' una sfida. Infatti in casa editrice mi dicevano: forse è una storia un po' forte, naturalmente
gli adulti sempre si dimenticano a cosa giocano i nostri figli, che cosa vedono, quanto YouPorn vedono, quanto è... noi ci preoccupiamo delle cose che nel frattempo il mondo dà loro qualsiasi cosa. Questa è una storia che è forte, come dire, nella sconfitta di partenza apparente, ma è altrettanto forte nella vittoria d'arrivo, perché dopo 40 anni quelle madri sono riuscite a ottenere giustizia, c'è stata la condanna per i voli della morte, ci sono stati dei responsabili, non tutti e non con le pene più giuste, perché non sempre la legge arriva a colmare tutta la misura della giustizia che servirebbe, però loro non si sono arrese. E la cosa più spettacolare, che io non riuscivo a capire mentre la intervistavo, io dicevo: ma che ve ne importa di chiedere allo Stato giustizia se è lo Stato che ha fatto l'ingiustizia e poi l'ha coperta? E lei mi diceva: voi siete democratici da troppo tempo, mi ha detto. Noi siamo democratici da poco tempo e pretendiamo dalla nostra democrazia che sia all'altezza della nostra utopia ancora. Cioè, se la democrazia non ce la fa, noi dobbiamo chiedere al sistema democratico di essere più democratico di quanto riesce a essere adesso. Per cui a me non basta sapere che mio figlio è morto e che l'ha ucciso. Io voglio che lo dica un'istituzione, voglio che lo dica un tribunale, voglio che sia il sistema a riconoscere l'errore del sistema, perché solo in quel momento saremo tutti al sicuro. Che lezione politica! E tu non la vuoi dare a un ragazzino questa lezione qui? Se ce l'avessero data, se ce l'avessero data, forse non saremmo dove siamo. Andare avanti con la musica e con un'altra lettura, vorrei fare una piccola riflessione e poi una domanda. Io ero all'incontro che c'è stato a Più Libri Più Liberi con Tati Almeida e ho visto l'incontro, ho visto la forza di quella donna, e un'altra cosa che mi ha colpito è che le madri di Plaza de Mayo non si sono fermate alla loro causa, cioè loro abbracciano tuttora le cause di ingiustizia e di debolezza che incontrano, e questa è una ulteriore forza, perché una volta che si è deciso di combattere l'ingiustizia non ci si può fermare solo alla propria, è naturale cercare di abbracciare e risolvere anche le altre, e questa è una cosa che mi aveva colpito moltissimo. Nel libro ci sono, diciamo, emergono dei contrasti che ho rivisto anche sentendo alcune interviste di Michela Murgia. La tempesta è da una parte qualcosa che ci libera dal superfluo, tu avevi detto, dall'altra una cosa che può distruggere, così come il gruppo può essere una cosa positiva come una cosa negativa. E secondo me questo è anche molto importante come messaggio da far passare ai ragazzi: come si fa a fargli capire qual è il gruppo giusto, non so come dire, il gruppo che è veramente educativo? Questa è una domanda assolutamente necessaria e serve a smontare la retorica del noi, perché è vero che c'è uno stare insieme che anziché costruire distrugge, e noi dobbiamo essere in grado di distinguere i gruppi creativi dai gruppi distruttivi. Non sempre è così facile, perché è una cosa che si impara, e se non te la insegnano, quando quantomeno la impari a tue spese, quando la distruzione di solito è già in divenire o avvenuta. E io mi sono interrogata molto su questa questione, perché questo è un tempo in cui noi riusciamo a dire non noi, ma nostro. Cioè, quando il noi si declina nell'aggettivo possessivo, e soprattutto si declina in un aggettivo possessivo che va difeso da un loro che vuole appropriarsi di quello che noi riteniamo nostro, evidentemente, da un lato ti costringe a identificare quello che è nostro, e ti costringe a definirlo in senso difensivo e contrappositivo. Cioè, che cos'è che caratterizza, che cos'è che è nostro, che cos'è che ci caratterizza come gruppo, gruppo impaurito e gruppo difensivo? Tu devi stendere una serie di marcatori identitari. Allora, è nostro chi è la nostra gente, il nostro popolo, la nostra terra, le nostre radici sono quelli che mangiano come noi, parlano come noi, pregano come noi, obbediscono al nostro stesso quadro di riferimenti simbolici, culturali, che insomma, tutti quelli che ci somigliano. Ecco, quel nostro si definisce per similitudine. Naturalmente, quel nostro definito per similitudine deve considerare ogni differenza come nemica, perché altrimenti il nostro non si capisce più cos'è. Cioè, se sono nostri solo quelli che sono uguali, tutti quelli che sono diversi sono gli altri, sono loro, diciamo, un loro sempre minaccioso, perché può contaminarci. In Sardegna
noi abbiamo una strana distinzione geografica, c'è quella italiana che ci dà le province, poi ci sono oltre 40 regioni storiche, che per noi sono ancora le regioni dominanti, e poi c'è una definizione grossolana che la Sardegna del Sud attribuisce alla Sardegna del Nord, e cioè Sugava-Susu, il capo di sopra. Ed è molto interessante questa definizione del capo di sopra, perché non si capisce bene dov'è che comincia il capo di sopra. Quindi tu vai, io abito esattamente sulla linea della metà, Cabras è alla metà della costa occidentale. Quindi quando a Cabras si dice Sugava-Susu, il capo di sopra, si intende tutto quello che c'è sopra Cabras. Ora, ti sposti di 20 km a Seneghe e chiedi ai seneghesi dov'è il capo di sopra, i seneghesi ti dicono che è sopra Seneghe, naturalmente, mentre per Cabras Seneghe è già capo di sopra. Se tu ti sposti sopra Seneghe e vai a Santo Lussurgiu e dici dove comincia il capo di sopra, comincia più su. Allora, c'è stato un antropologo che si chiama Benedetto Caltagirone, che facendo, non sardo, che quindi cercando di capire il mistero di questa geografia variabile della Sardegna, a un certo punto alla quinta domanda, nel quinto paese in cui chiedeva ma dove diamine comincia sto capo di sopra, il signore l'ha guardato e ha detto guardi io non lo so dove, so solo che è dove noi non siamo. Che è una risposta di una perfezione assoluta, assoluta, perché definisce l'illogicità del cercare di stabilire nel momento in cui tu decidi di essere lì, quel luogo diventa tuo e con quella gente, con quel contesto, con quella geografia tu puoi costruire un noi. Significa che per chi cammina gli orizzonti si spostano e il noi si allarga, il nostro si allarga, qualunque cosa a quel punto può diventare nostro. Ecco, il problema è questo. Come il sud, come diciamo, qual è il sud? Siamo tutti il sud di qualcuno. C'è sempre un sud del sud. Esatto, siamo tutti il sud di qualcuno. Ecco, in questa logica, il noi che include è un noi costruttivo. È un noi che si costruisce per appartenenza. Tu decidi che tutto quello che incontri può diventare tu, tuo, e tu puoi diventare suo. E questo è un gioco anche di attriti, perché ci si ridefinisce a vicenda, che però vale la pena giocare, perché il risultato alla fine è una comunità più grande, più ricca, più differenziata, con più sfumature. Se invece tu decidi che il tuo nostro, il tuo bene, il tuo possesso è intoccabile, è inscalfibile, diventa qualcosa di immutabile, che è la, come dire, l'immutabilità è la caratteristica delle cose morte, e nel momento in cui tu decidi che quello è quello che vuoi difendere, chiunque si avvicini diventa tuo nemico. Allora devi difendere i confini. Allora tutti sono quelli che ti vogliono portare via quello che sei, perché se quello che sei e quello che hai coincidono, tu non puoi permettere che questa cosa venga contaminata, che qualcuno si avvicini e ti proponga la sua di sfumatura. È tutto tagliato con l'accetta. E in questo caso, come dire, se non si impara questa differenza, non si riconoscerà mai la differenza tra una squadra e una squadraccia. Grazie. E a proposito appunto di uguaglianza e comunque dell'idea dell'altro che porta poi al razzismo, mi è molto piaciuto il pezzo in cui tu parli dei giochi olimpici del 68 in America, quando per la prima volta viene permesso il matrimonio fra bianchi e neri. Del 67 è stato per la prima volta permesso, ecco, incredibile, perché insomma quelli sono lì, il famoso caso Love. Ecco, i neri erano in America dal 600, quindi non è che erano lì da poco tempo, però c'è stata una guerra per ottenere gli stessi diritti, una guerra, e poi ci sono voluti anni e centinaia di anni perché si arrivasse per esempio a un presidente nero, che è una cosa straordinaria, incredibile, no? Subito naturalmente contestato da un presidente biondissimo, però, però voglio dire, questa idea, questa bella cosa, no, quello che è interessante in questo caso è che lo sport riesce a unire dei gruppi etnici, o come vogliamo chiamarli, delle popolazioni o delle identità che sono diverse, anche se poi appunto questo è un caso, perché in realtà i neri d'America sono i più americani di tutti, perché sono lì
dopo sono arrivati gli inglesi, i francesi, gli olandesi e tutti gli altri paesi del mondo, ma i primi sono stati loro. Quindi questo fatto del rifiuto e dell'identità, l'identità, tu hai toccato adesso il problema dell'identità, è una cosa molto complicata, che secondo me tocca dei punti molto inquietanti, cioè il problema dell'identità è sentito quasi visceralmente, quindi è molto delicata. Infatti chi vuol fare una politica di intolleranza va subito a mettere il dito là, nella questione dell'identità, senza pensare che l'identità può essere multipla. Non esiste un'identità assoluta e unica, non c'è. Cioè io sono contemporaneamente italiana, ma sono anche romana, ma sono anche europea, ma sono anche, appartengo al mondo. Gli incendi che in questo momento ci sono in Amazzonia mi appartengono in qualche modo, no? Mi riguardano. Questa idea della molteplicità della identità credo che sia una cosa molto importante dal punto di vista culturale, che permette alle persone di convivere pur mantenendo e essendo fieri della propria identità. Tra l'altro io sono cittadina adesso di Pescasseroli e quindi ho anche un'identità pescasserolese che mi piace, mi inorgoglisce, sto qui tantissimo tempo. Perciò, però questo non mi impedisce di pensare che sono anche italiana, non è che sono solo pescasserolese, o di essere europea. Cioè il fatto di essere europei non contraddice il fatto di appartenere a una città, a un luogo, a un territorio. Questo però è un'idea culturale, che molti invece hanno paura di affrontare questa idea della molteplicità dell'identità. Tu l'hai toccata adesso questo tema, no? E non so se vuoi approfondirlo attraverso questa idea, questa bellissima storia dello sport che ha unito bianchi e neri. Volentieri, perché è una storia che io non conoscevo prima che 8 anni fa lo scrittore Riccardo Gazzaniga decidesse di scrivere un lungo articolo su Il Post. Che rivelava la verità dietro una foto che conoscevamo già tutti, ma che avevamo probabilmente mal giudicato, cioè la famosa foto della premiazione dei 100 metri dei mondiali di Messico 68, quella con i due corridori neri col braccio alzato e col guantino, poi erano uno aveva il braccio sinistro, l'altro aveva il braccio destro, avrebbero dovuto alzare tutti e due il sinistro, ma uno dei due si era dimenticato i guanti in camera e quindi l'altro divise i guanti e disse: tu te lo metti nel destro, io nel sinistro. Ma non è importante, perché in mezzo a loro c'era un bianco che il braccio non lo sollevava, e per un sacco di tempo noi abbiamo interpretato erroneamente quell'immagine come il segno dei neri che lottavano per i propri diritti e del bianco in mezzo con la testa china, in qualche modo anche consapevole della colpa razziale di avere privato per così tanto tempo queste persone del riconoscimento della loro uguaglianza. In realtà Riccardo Gazzaniga racconta che la storia non è affatto quella, e quando io decido di riraccontarla in questo libro chiedo al gruppo dei grafici di aiutarmi, perché per me questa storia è una delle più importanti del libro, e loro decidono voglio raccontarla con 3 voci, ciascuno secondo la sua prospettiva, perché si capisca che ragionamento hanno fatto prima di arrivare a fare quella roba lì. E loro dicono: se la racconti con 3 voci, anziché raccontarle di seguito, le racconteremo contemporaneamente, scriveremo, divideremo la pagina in tre linee verticali, dove le storie scorrono su 3 colonne parallele come i Vangeli sinottici, e poi quando finiscono, quando arrivi alla pagina ultima, ti rendi conto che ciascuna storia parte da un gradino del podio, proprio come se parlassero ciascuno dalla sua postazione di premiazione, perché i due neri si conoscevano già e facevano parte di un'associazione che lottava per i diritti dei neri. Non era un'associazione di quelle particolarmente pacifiste o moderate, tutt'altro, anche perché non erano tempi di moderazione. La linea moderata ce l'aveva Martin Luther King, che però era stato assassinato 6 mesi prima, quindi la comunità nera era incendiata in quel momento, e quell'associazione lì era considerata una specie di associazione tendenzialmente terrorista, comunque sovversiva, non erano visti di buon occhio, non era la Croce Rossa. E loro decidono di partecipare, quando li mettono in squadra olimpica, decidono: se vinciamo, e vinceremo perché siamo i più forti, abbiamo fatto i tempi migliori, quando arriviamo a vincere e ci premiano facciamo un gesto politico.
facciamo vedere con il pugno alzato per chi lottiamo, in modo che tutto il mondo ci veda in quel momento e prenda coscienza del fatto che in America dietro la facciata c'è invece una grandissima situazione di emarginazione e di non riconoscimento dei nostri diritti. Prendono questa decisione. Volevano arrivare primo e secondo, ma succede quello che non si aspettano. Cioè un bianco, neanche un americano o un europeo, ma un australiano, uno che proprio non c'entra niente, Peter Norman, li guarda e non so come, ma riesce a correre così veloce, non aveva mai fatto quei numeri Peter Norman, ha stabilito il record australiano che non è mai stato battuto, a tutt'oggi non è battuto. Insomma, riesce a ficcarsi fra questi due. E arriva secondo, quindi loro si ritrovano divisi da un bianco, quindi sono nello spogliatoio, dopo che tu vinci, dopo che fai la corsa, vai nello spogliatoio, ti metti la tuta con i colori della tua nazione, poi ti chiamano sul podio e vieni premiato. Il tutto dura una decina di minuti, non fai quasi a tempo neanche a farti la doccia, e loro si ritrovano in quei 10 minuti a scambiarsi quello che si devono scambiare, i due neri, il guantino e la spilla dell'associazione. E poi a pensare, adesso facciamo questo, le nostre carriere saranno rovinate, perché non ci faranno mai più correre. Però questo gesto qui lo dobbiamo fare, perché è più importante che aver vinto l'oro e il bronzo. E uno dei due però guarda il bianco, e a un certo punto ha una specie di intuizione, questa cosa la raccontano loro, quindi non la invento io. Dice, glielo dobbiamo dire. Ma come glielo dobbiamo dire al bianco? Che gliene frega il bianco di noi? No, glielo dobbiamo dire perché lui sarà in mezzo a noi e forse è bene che lo sappia. E uno era d'accordo e l'altro no, ma alla fine vince quello che era d'accordo e dice lo voglio fare, io voglio che quest'uomo sia consapevole del gesto che gli faremo a fianco, poi deciderà lui cosa fare. Quindi decidono che quella battaglia non è una battaglia dei neri, ma può diventare la battaglia di tutti se hanno il coraggio di trovare le parole per farla sentire vicina a qualcun altro. Gli va bene, perché Peter Norman è una persona estremamente sensibile ed è un cristiano vero. Per cui quando gli si para davanti Carlos e gli dice... Tu credi in Dio? Lui dice sì. E tu credi che Dio ci ha creato uguali? Sì. Allora sappi che noi stiamo per fare questo. Quello ci pensa un nanosecondo, sa benissimo che qualunque cosa farà determinerà la fine della sua carriera o il fatto che lui possa continuare. E ha stabilito il record australiano della corsa, quindi sa a cosa sta rinunciando. E lui dice io non posso alzare il pugno perché non è il mio gesto. Ma dammi la spilla dell'associazione, io la indosserò. E quando vanno sul podio, Peter Norman indossa la spilla dell'associazione sovversiva per i diritti dei neri. Quindi in Australia lo vedono benissimo, perché anche l'Australia c'ha i suoi problemi con la gestione dei nativi e dei loro diritti in quel momento e anche dopo. E tutti lo vedono. Nessuno di loro correrà mai più, effettivamente. Ma il prezzo più alto lo paga proprio Norman. Perché i due neri tornano comunque in America da eroi per la loro comunità. Peter Norman no, perché è un bianco. Perché sicuramente il sistema razzista sa cosa fare a due neri che lottano per se stessi. Ma sa ancora meglio cosa fare a un bianco che lotta per i neri. Perché è un doppio tradimento. Non soltanto cerchi di sovvertire l'ordine delle cose, ma lo fai da una posizione che non è quella dello svantaggiato, ma del privilegiato. Quando è lo svantaggiato a discutere il sistema di svantaggio? Certo, grazie al cavolo, è svantaggiato, chi è che la deve fare quella battaglia? Ma quando è il privilegiato che lo fa, lì succede. Cioè quando è l'eterosessuale che lotta per i diritti dell'omosessuale, quando è l'uomo che decide che i diritti delle donne sono diritti di tutti, anche suoi, quando succede, quando questo muro viene infranto, è lì che il sistema vacilla. Quindi i due neri fanno una cosa clamorosa, ma Peter Norman fa una cosa doppiamente rivoluzionaria. Per tutta la vita questo farà il professore di ginnastica, non correrà mai più. E quando muore... Carlos e Smith vanno in Australia e saranno loro a portare la sua bara in cimitero. Quindi, una storia clamorosa che andava assolutamente raccontata, perché è anche una storia dove si dimostra che non esistono ambiti non politici, perché la contestazione che gli fanno è una cosa sportiva, teniamo la politica fuori dallo sport. No. Non esistono ambiti non politici, scusate se il portato femminista in questo ci dice tutto.
tutto quello, come dire, che ci vede protagonisti, ci vede presenti, ci vede interagire è politico. Non è pensabile che ci siano ambiti neutri. Tutto quello che noi viviamo, qualunque forma organizzativa, è espressione dei rapporti di potere sociali dentro cui ci troviamo. Pensare che non possano essere messi in discussione, che siano puri e neutri, non solo è una sciocchezza, ma è anche un tentativo dello status quo di non essere intaccato, di mantenere dei recinti dove non venga mai messo in discussione quello che comanda. Allora, interpello nuovamente i nostri ragazzi della Scatola del Vento e ascoltiamo Suite del 500. Prego. Thank you.
Grazie mille ragazzi, la direzione è definita appassionata e un po' di eufemismo di Alessandro Talenti. E adesso ascoltiamo un altro brano da Noi Siamo Tempesta di Michela Murgia, grazie a Barbara Amodio. Ogni volta che dico tempesta. La memoria è un panno bianco. Quando Tati si presentò alla porta della casa delle madri di Plaza De Majo, aveva paura che non l'avrebbero accolta. Suo figlio Alejandro era sparito nel nulla da 5 anni, esattamente come i figli e le figlie di altre 3.000 donne in Argentina. Ma lei non si era mai rivolta prima a quell'associazione. Credeva che sarebbe riuscita da sola a scoprire dove era finito il suo Alejandro. Chi lo aveva rapito e forse, grazie alle sue conoscenze nel governo, a farselo restituire vivo, se non proprio del tutto intero. Correvano voci molto brutte su cosa succedeva alle persone sparite. Dicevano che venivano torturati perché facessero i nomi dei loro compagni, che ci fosse un posto dove li portavano per farli confessare. Una specie di scuola di addestramento militare e che poi, una volta che avevano confessato, li lasciassero andare via liberi. Magari era vero. Tutti speravano che fosse vero. Ma allora, perché poi nessuno di loro tornava a casa? Desaparecidos, gli scomparsi, così li chiamavano i parenti, rimasti ad aspettarli, con paura e nostalgia. Tati però, per 5 anni non aveva voluto usare quella parola, rifiutandosi di pensare che suo figlio Alejandro fosse sparito come gli altri dissidenti. Per lei era solo andato via per un po', ma poi sarebbe tornato e tutto sarebbe andato a posto. Suo figlio non era come gli altri, alto, bellissimo. Alejandro a volte stava via per giorni senza dire dove, ma poi rientrava ridente in casa, abbracciandola e sollevandola in aria. La faceva girare mentre diceva: come le voglio bene a questa gorillina. Quel soprannome gorilla era uno scherzo tra di loro, perché era così che in tutta l'Argentina venivano chiamati i sostenitori politici della destra. Alejandro era di sinistra e lei invece aveva simpatia altrove. Tra madre e figlio può succedere. Era però grazie a quelle simpatie che Tati pensava che il suo caso fosse diverso da quello di tutte le altre donne. La loro famiglia aveva amici nel governo dei militari. Era impossibile che avessero fatto del male ad Alejandro. Lui forse aveva sbagliato qualcosa, magari aveva preso a frequentare una cattiva compagnia, certi attivisti politici che erano contrari alla dittatura, ma non era un cattivo ragazzo. Tati lo sapeva, quella scomparsa era sicuramente un equivoco. Dopo 5 anni però l'equivoco stava durando un po' troppo. Aveva provato in ogni modo a cercare di capire cosa gli fosse successo, ma nessuno dei generali amici della sua famiglia dava a Tati spiegazioni o notizie, anzi nessuno le garantiva che Alejandro fosse ancora vivo. Nel suo cuore le cose cominciavano a prendere una brutta forma e lei iniziava a pensare che forse non stavano come aveva voluto credere. Un'altra storia molto bella anche questa. Speravo curiosa che scegliessi quella, l'ho vista. Ah, davvero? È bellissima anche questa, perché tu dici che il regime fascista dal 22 al 45, sotto comando di Mussolini, ha varato molte leggi contro la libertà delle persone, dalle persecuzioni razziali a quelle contro la libera associazione, che sciolsero partiti, sindacati e associazioni. Poi però c'erano le leggi contro l'omosessualità. Allora questa storia è raccontata da un ragazzo che ringrazia il regime perché viene mandato in esilio, si può chiamare così, in una piccola isola che si chiama San Domino. E nelle Tremiti. Ecco. Sì, sì. E lui viene mandato lì e loro pensano, le guardie, insomma, coloro che decidono, i politici,
decidono, pensano che questi omosessuali che vengono mandati in questa isola si faranno la guerra, si odieranno, si massacreranno uno con l'altro, si faranno, diventeranno spie l'uno con l'altro. E invece la cosa straordinaria è che creano una piccola comunità straordinaria, basata sulla solidarietà. È straordinaria davvero quella storia, perché contala tu. Intanto perché ci ricorda che sotto il regime fascista tutte le minoranze e tutte le differenze sono state perseguitate, quindi è utile ricordarcelo, perché pare di questi tempi che invece siano stati anni d'oro. Allora è giusto ricordare che per qualcuno d'oro tanto non furono. La cosa divertente è che il regime non fa delle leggi contro l'omosessualità, perché dovrebbe ammettere che l'omosessualità esiste, e l'omosessualità non può esistere nella versione diciamo dell'italianità perfetta, ariana. Cioè la razza italica non può essere macchiata o contaminata da un'inclinazione naturale di questa natura, no, è impossibile, è invece un vizio. Essi sono invertiti, questo è il termine, cioè gente che a un certo punto ha deciso che gli piace andare contro natura. Quindi se loro lo hanno deciso, possono contaminare con questa decisione anche altri, per cui vengono perseguitati e portati via dalle comunità perché, diciamo, non infrocino le rispettive comunità. Questo è il... passatemi i termini. Perché... quindi 45 omosessuali catanesi a un certo punto vengono presi e portati nell'isola di San Domino nelle Tremiti. E vengono rinchiusi lì perché ci marciscano, semplicemente per il fatto che vengono considerati un pericolo per le giuste inclinazioni sessuali, contro la morale, contro la razza, contro la riproduzione, diciamo, della razza. Quando arrivano lì però succede una cosa meravigliosa: mentre a Catania loro sono i diversi, perché la normalità è l'eterosessualità, una volta che tu li metti tutti assieme per lo stesso motivo nella stessa isola, sono tutti uguali. Quindi loro per la prima volta sperimentano la condizione di non essere diversi da nessuno, sono tutti lì per lo stesso motivo. E di giorno sono guardati a vista dai carabinieri, guardati a vista in celle con latrine comuni, non una vita facile. Durante la notte però i carabinieri prendono la barca e tornano nella terraferma e li lasciano soli. Quindi questi fanno amicizia, fanno coppie, scoppiano, fanno duelli, fanno cose, ma costruiscono una comunità omosessuale che si dà delle regole interne. Cioè, senza saperlo, Mussolini ha fondato il primo gay village d'Italia. Quindi quando vi dicono che Mussolini ha fatto anche cose buone, è vero, ma non l'ha fatto apposta. E questo bisogna dirlo. Quell'esperienza dove loro vivono in un regime di semilibertà e man mano che aumentano le condizioni di relazionalità aumenta anche la qualità del loro confino, perché arrivano lì tutti come estranei e finiscono amici, fidanzati, amanti, si trovano dei lavoretti, perché quello che ti pagano in quegli anni in prigione è un obolo che serve per comprarti le sigarette, ma tutto il resto te lo devi guadagnare. Quindi c'è chi va a raccogliere fichi e li vende, chi fa il pescatore, chi si arrangia, insomma nasce un'altra vita. Solo che quando poi il regime trova nemici più significativi e servono gli spazi carcerari per metterci i dissidenti politici, per metterci gli ebrei in attesa di essere trasferiti, gli omosessuali vengono rilasciati. Quindi arrivano lì e dicono: ok, potete tornare a Catania. E chi ci vuole tornare a Catania a quel punto? Per loro è un problema, perché vivono una condizione di dissociazione. Da un lato finisce la prigionia e ricomincia la libertà, possono tornare dove erano liberi, ma liberi di cosa? Non erano liberi di essere, quindi una condizione, come dire, paradossalmente sperimentano la libertà di essere nella condizione della prigionia, mentre quando sperimentano la libertà civile nella loro città non sono più liberi di essere. Quindi è un paradosso, una contraddizione, ma è una cosa che andava raccontata. Io lo racconto con la voce di un ragazzino di 16 anni che non sa nemmeno bene perché si trova lì, sa soltanto che suo padre da quando è ragazzino gli dice: sei peggio di una femminuccia,
perché ha paura di andare a caccia con lui, perché gli fanno paura i cani, gli spari, e perché ha pietà del cinghiale. Infatti si chiama Libero come un cinghiale il racconto, perché lì nell'isola ci sono i cinghiali e nessuno li caccia. E lui dice: per mio padre essere un vero uomo, non l'ho mai capito bene cosa volesse dire, però ho capito che non devi mai mostrare paura, non devi mai piangere, non devi mai mostrarti addolorato per qualcosa. Dice: un giorno mio padre spaccava la legna, ha sollevato il ceppo, gli è caduto il ceppo sul piede e gli ha fatto male, e lui per non gridare si è morso il labbro, gli è uscito sangue dal labbro. Quindi io ho capito che non essere una femminuccia vuol dire che ti fai male due volte, una volta al piede e una volta al labbro. E certo, perché questo voleva dire: non piangere perché non fai la femminuccia, questo voleva dire. Quindi i criteri anche di genere, come si applicano anche al maschile, perché è interessante, perché il patriarcato rende la vita molto difficile alle donne, ma io credo che la renda difficile anche a molti uomini. Se solo lo ammettessero staremmo tutti un po' meglio. Ci sono tantissime storie molto belle. Volevo che tu raccontassi quella della prima nave italiana, la nave Ionio. La nave Ionio. La mare Ionio, che è andata e tornata in mare ieri pomeriggio, diciamo, e ha raggiunto la zona SAR libica. La mare Ionio è il primo esperimento di nave umanitaria battente bandiera italiana, ed è un esperimento che nasce dalla società civile e dall'interessamento di alcune persone, tra cui anche persone che avevano una carriera politica alle spalle, ma che non si sono esposti come politici, si sono esposti con la loro casa in garanzia di fideiussioni, perché Banca Etica ci concedesse 500.000 euro di prestito e potessimo comprare questo vecchio rimorchiatore. Dico vecchio affettuosamente, perché è immatricolato nel mio anno, la Mare Ionio è del 1972, quindi vuol dire noi, come dire, di quell'anno ancora qualche numero ce lo abbiamo. È una nave che in questo momento sta battendo il Mediterraneo. A bordo ci sono volontari, ci sono attivisti, ci sono giornalisti che stanno testimoniando, non ultimo nello scavo di Avvenire. Voglio ringraziare Avvenire per il lavoro d'inchiesta che sta facendo sulla questione dei migranti, perché non pensavo mai nella vita di abbonarmi ad Avvenire, l'ho fatto l'anno scorso, perché inutilmente ho atteso che altri giornali, diciamo, la raccontassero giusta. L'Espresso lo fa naturalmente, infatti i due media partner di Mediterranea sono l'Espresso e Avvenire, anche, e il Manifesto, che abbiamo detto tutto. E a bordo c'è anche una scrittrice, Caterina Bonvicini, e c'è stata una scrittrice anche nella prima missione e una scrittrice anche nella seconda missione, perché gli scrittori e le scrittrici a questo giro hanno deciso di metterci corpo. E hanno deciso che non era più pensabile veder morire la gente in mare e sentir raccontare che non stava morendo nessuno, che non partiva nessuno, che tutto andava bene, che il problema era stato risolto. È un modo un po' stalinista di risolvere il problema. Stalin diceva: via l'uomo, via il problema, la morte risolve ogni problema. Nel Mediterraneo i problemi si stavano risolvendo così, facendo morire la gente e non dicendolo. Quindi la presenza dell'ONG non soltanto ha permesso a molte persone di salvarsi essendo ripescate, ma soprattutto ha permesso che riprendesse il racconto su quello che stava succedendo nel Mediterraneo, perché non si muore solo affogati, prima che affogati si muore di silenzio. E quindi quando quella nave è stata comprata e noi ne siamo venuti a conoscenza, la prima cosa che abbiamo fatto è stato sposare totalmente la causa e metterci a disposizione con le facce, con la visibilità, con i soldi, col corpo, per come potevamo fare. E da quel momento l'abbiamo sempre sostenuta, e moltissimi italiani e moltissime italiane l'hanno sostenuta con noi. In meno di un anno Mare Ionio e Mediterranea hanno ottenuto quasi 1 milione di euro di donazioni spontanee italiane per poter stare in acqua. Tuttora le raccogliamo, perché ovviamente è un costo continuo quello di mantenere una nave in mare, ma per ogni vita salvata non c'è un prezzo. Per cui se avete 20 euro che vi stressano, andate a cercare Mediterranea su Facebook, su Twitter, su Instagram, e fate quel bonifico, perché sono soldi ben spesi. Io lì racconto la storia a nome del capitano, era la
c'era, la nave era ancora alla sua prima missione, io non conoscevo il capitano, era, non era un attivista il capitano di quella nave, quindi io lo trasformo in attivista perché poi invece il capitano attuale e gli altri sono diventati attivisti a loro volta, perché quando salvi vite umane non è più un lavoro. La prima volta può essere un lavoro la prima missione, ma quando comincia a essere la quarta, la quinta, la decima missione, non c'è uno stipendio che paghi quello che fai, e quindi lo fai perché a un certo punto sposi la linea, la causa, l'utopia che rappresenta. Mediterranea non è una nave che galleggia, è un'idea che galleggia, ed è un'idea di paese prima ancora che di salvezza per qualcuno. È l'idea di un'Italia che non lascia morire la gente, che si considera inclusiva e che non ha paura di affrontare anche le difficoltà dell'inclusione, perché è convinta che dall'inclusione nasca una maggiore ricchezza. E qui veramente mi sento di usare il termine risorse e ringraziare Laura Boldrini per averlo utilizzato per la prima volta, anche se tanta ironia è stata fatta sulle risorse boldriniane. Potrei citarvi moltissimi numeri su quanto effettivamente accogliere costituisca una risorsa, ma non lo farò, sono a disposizione di tutti, chi li ha voluti cercare li ha trovati facilmente, chi non li ha voluti vedere non si è preso neanche la briga di cercarli. L'idea di raccontare questa storia mentre stava succedendo era un rischio, perché poteva essere un casino, anche perché è partito come un'armata Brancaleone. Chi di noi era un armatore? Sandro Metz, quando ha firmato per diventare armatore, non aveva mai, cioè non era mai salito su una nave ONG, faceva l'operatore sociale a Trieste coi matti e con quelli che cercavano di uscire dalla dipendenza di qualche droga. Quindi in qualche modo ci stava questa cosa, perché era chiaro che era un'idea folle quella di comprare una nave e andare sul Mediterraneo. Quindi chi meglio di un operatore sociale poteva fare da armatore a questa impresa? Oggi, dopo un anno, possiamo dire che ci stiamo difendendo in tribunale dagli stati, dal nostro nello specifico, ci stiamo però anche affermando come una realtà che racconta una storia diversa, perché l'atto realmente sovversivo di Mediterranea è un atto narrativo, è l'ipotesi che un'altra storia sia possibile. Figuriamoci se questa non andava raccontata, e raccontata sperando che la leggessero i più piccoli. Domanda, poi do la possibilità a qualcuno di fare a sua volta qualche domanda a Michela Murgia e concluderemo l'incontro. E da un certo punto di vista la mia domanda è stata anche un pochino anticipata, però quello che io vorrei chiedere è che potrei in realtà, diciamo, a livello ipotetico, pratico se vorrà, anche chiedere a Dacia Maraini, perché insomma l'idea è simile, il ruolo degli scrittori, avrei detto intellettuali, ma ormai hanno infilato in questa parola un significato quasi come se fosse qualcosa di cui avere, dal quale sentirsi distaccati, cosa che secondo me è molto sbagliata, ovviamente. Però insomma, qual è il ruolo dei pensatori, degli intellettuali in questo momento, quindi il tuo ruolo? Quale senti essere il tuo ruolo in questo momento, attraverso questo libro, ma attraverso altri, attraverso le parole, attraverso incontri come questi? Cosa pensi sia importante fare come intellettuale? Se l'ho capito a un certo punto della vita, l'ho capito grazie a Dacia, perché il tipo di testimonianza che intellettuali come Dacia Maraini hanno dato alla mia generazione mi consente sicuramente di considerarmi una che raccoglie questi nomi. Tuttavia rifiuto la definizione di categoria di intellettuali. Gli intellettuali politicamente non esistono. Intellettuale vuol dire qualcuno che mette un'idea a servizio del presente, e in questo momento vi posso dire che ci sono scrittori che non lo stanno facendo e panettieri che lo stanno facendo. Quindi da questo punto di vista, avere un'idea, condividerla, organizzarci intorno, la possibilità di vederla realizzata, questo è un atto intellettuale, e questo atto intellettuale sta nella responsabilità di tutti. Non cadete nella retorica di chi dice gli intellettuali, sottintendendo persone che sono incompetenti del reale. L'intellettuale per definizione non è solo un competente del reale, è un forgiatore del reale, è uno che davanti all'ingiustizia, davanti alla cosa storta, davanti all'orizzonte in cui non si riconosce, decide di trovare gli strumenti, di forgiarli, di metterli a disposizione, di condividerli affinché quella parte storta, quella parte slabrata venga ricucita, venga riassestata e tutti sotto ci si possa riparare. Quella roba lì vale per tutti, e non è una visione di Michela Murgia, è una visione di Gramsci più che spiegata. L'avessero letto Gramsci, non dico a destra, ma a sinistra l'avessero letto, saprebbero che
quella roba lì è una roba che chiunque di noi può e deve rivendicare. La prospettiva di sinistra, che è una prospettiva in cui io non solo non mi vergogno, ma anzi rivendico di appartenere, è una prospettiva che cerca di innalzare l'asticella intellettuale di tutta la società, non di creare una classe dominante che capisce più degli altri e non spiega niente a nessuno. Questa è una retorica della destra, è una retorica degli autoritarismi. Poi il fatto, come dire, non ho problemi a fare nomi e cognomi, mi dispiace se immagino che chi è seduto qui non abbia grandi antipatie politiche per la mia parte, però lo dico sinceramente, Salvini l'ha utilizzata molto questa retorica, l'ha utilizzata contro me, contro Roberto, contro Giuseppe Genna, contro chiunque gli abbia espresso un briciolo di dissenso l'ha esercitata. Questo è l'uomo che ha nel suo discorso conclusivo in Parlamento ha citato per due volte Roberto Saviano come un capo mafia. Come un capo mafia, come un avvertimento. Quindi teniamo presente che cosa abbiamo rischiato e che cosa rischiamo ancora. Quello che vi dico è che da questo punto di vista lui ha cercato di descrivere gli intellettuali, lui non solo lui, questa è una tentazione in cui è caduto anche Matteo Renzi. Quando tu dici i professoroni, cosa stai dicendo? Che esiste una categoria di gente che ha studiato di più e quindi non capisce la realtà? Attenzione a usare la retorica del nemico, perché io non distingo più l'amico dal nemico a quel punto. Io non distingo più Baccioni da Ciaone, non distingo più Rottamiamoli da Ruspa. Quando il tuo linguaggio è lo stesso di quello che vuoi combattere, io ho qualche problema a vedere la differenza, ce l'ho. Comunque, al di là di questa polemica, la questione dell'intellettuale si smonta facilmente. Quando Salvini mi ha detto se intellettuali così dovremmo inventarli se non ci fossero, ironico riferito a me, io gli ho fatto vedere il mio curriculum. Non mi ha mai risposto. Non mi ha mai risposto. Quando provano a fare quel gioco, cambiamo le regole, facciamogli vedere da dove veniamo, quanta competenza di realtà abbiamo. Da quel punto in poi la loro narrazione crolla, perché la narrazione è tale se è autentica e ha dietro un dato di realtà, altrimenti non è una narrazione, è una propaganda, e la propaganda facilmente si smonta con la verità. Se siamo stati zitti e abbiamo avuto paura in questi mesi, in questi anni, in questi giorni che c'era la Open Arms ferma, e io ho chiesto alle persone, mandateci video, perché lì sopra sta succedendo di tutto e l'equipaggio ha bisogno di solidarietà da terra per far capire a queste persone che non verranno abbandonate in mezzo al mare. Hanno cominciato ad arrivare video di tantissime persone semplici che dicevano, io lo mando, ma dove esce? E dopo cosa mi succede? Perché ho paura, perché magari lo vedono sul mio posto di lavoro e avrò delle conseguenze. Cioè io ho trovato gravissimo questo. L'ho trovato gravissimo, noi abbiamo creato le condizioni di paura, abbiamo permesso che venissero impaurite delle persone che avevano un'idea di umanità diversa da questo governo, tanto da restare, da ammutolirsi, da non avere il coraggio di dirle. Allora, a cosa sono serviti gli intellettuali? Gli intellettuali sono serviti in questo momento a ricreare lo spazio per cui chi aveva paura potesse sentirsi un po' più sicuro a dire anche io ho un'altra idea. Per cui, grazie a Luciana Letizzetti, scusate, c'è qualcuno che fuma quindi sto morendo di... Grazie a Luciano Letizzetto, grazie a Vinicio Marchionni, grazie a Michele Riondino, grazie a Maya Sansa, che hanno mandato i loro video senza che nessuno glielo chiedesse. Così, dicendo, mettilo, non perché io mi faccio bella o io mi faccio bello, ma perché se lo metto io, forse 10 persone troveranno il coraggio di mettere il loro. Questo fa l'intellettuale, apre l'ombrello. Poi qualcuno verrà sotto, no? E un bel giorno magari smetterà anche di piovere. Volevo solo aggiungere, Michela, volevo aggiungere che a parte il fatto che gli intellettuali è una parola molto ampia, perché gli insegnanti sono intellettuali, i giornalisti sono intellettuali, gli scrittori sono intellettuali. Volevo aggiungere come specifica, come scrittrice, che invece c'è anche un lavoro sulla lingua, sul linguaggio, perché guardate che c'è il degrado del linguaggio è simbolico del degrado intellettuale, morale di un paese. Quando si comincia a parlare male in maniera semplicistica, in maniera offensiva, in maniera umiliante per gli altri, senza utilizzare la logica, senza utilizzare la logica che vuol dire rispetto verso l'altro, perché tu ed io discutiamo,
siamo persone che abbiamo diverse opinioni, ma discutiamo. Vuol dire che io rispetto te. Se invece io comincio a insultarti, non ti rispetto più e tu non rispetti me, naturalmente. E le idee vanno a farsi benedire. Quindi, secondo me, oltre a quello che dici tu, e sono perfettamente d'accordo, credo che lo scrittore, in particolare, non l'intellettuale, ma lo scrittore, perché tu sei una scrittrice anche, lo scrittore è anche colui che lavora sul linguaggio per, in qualche modo, difendere la libertà, la complessità e la dignità del linguaggio. Non so se sei d'accordo, penso che... Perfetto. E questo per me è molto importante. Possiamo passare. Sì, io a questo punto chiederei velocemente, sì, intanto se qualcuno ha qualche domanda, ok. Non solo maschi, eh! Anche uomini, ho visto, anche le donne! Grazie. Domande, eh? Volevo chiedere cosa pensa lei di quei milioni di fascisti che sfilano a Hong Kong. Grazie. Domande, alzate la mano per cortesia. Prego. Sì, grazie. Rosso. Io ho una riflessione da fare che mi è venuta in mente ascoltando quello che lei ha detto. Rispetto a eventi della storia molto molto recente, la mia riflessione è questa. Ciò che è accaduto in Argentina alla fine degli anni 70 con il regime di Videla, con le migliaia di desaparecidos, quindi con le mamme, le nonne di Plaza de Mayo che chiedevano con forza che fine avessero fatto i loro figli, i loro nipoti, accadeva in qualche modo nella stessa maniera. A Buenos Aires la ESMA, la scuola della Marina Militare, venne trasformata in pochi giorni in un centro di detenzione e di tortura. La stessa cosa, lo stesso parallelismo mi viene da fare pensando al Tuol Sleng, un liceo alla periferia di Phnom Penh, trasformato nell'aprile del 1975 in un centro di detenzione e di tortura. Poche persone sono uscite vive dalla ESMA e dal famigerato S21, il nome che poi venne attribuito a questo liceo della periferia di Phnom Penh. Domanda. La domanda è che cosa dobbiamo fare affinché la storia, una storia molto recente, tragica, ci insegni qualche cosa, lasci delle tracce nelle nostre vite. Grazie, grazie. Dove? Non penne in Cambogia. È la capitale della Cambogia. Una domanda a proposito della comunicazione che viene fatta molto spesso contro le donne. Mi ha molto colpito una frase che ha detto Salvini a proposito della Boschi, dicendo che fosse, non mi ricordo, fosse una morta, non so perché. E comunque lei ha risposto postando una foto di lei e delle amiche in bikini, insomma, ecco, io credo che questo sia, è la mia opinione, un modo sbagliato di rispondere a queste offese sessiste anche. Volevo sapere lei come, cosa ne pensa e se c'è un modo giusto o bisogna semplicemente non rispondere. Sono d'accordo con lei. Sì. Buonasera. Mi chiedevo, chiedo a lei, in questo momento in Italia chiunque abbia un barlume di umanità viene tacciato di buonismo, falso buonismo. A me per esempio su Facebook un analfabeta funzionale ha detto che ero una falsa ipocrita, quindi perché poi quando lei e altre dicono delle cose cattive, allora c'è la crocifissione, cioè siamo buonisti però quando poi siamo cattivi non andiamo bene. Volevo sapere perché, che idea si è fatta. Grazie.
Ultima domanda qui sulla sinistra. Io ho una curiosità, siccome il libro è un libro appunto che si rivolge anche ai ragazzi, nel giro di presentazioni volevo sapere come è stato accolto dal pubblico giovanile e quali sono state magari più o meno le domande che sono state poste, perché un po' una mia sensazione è che rispetto a certe epoche ci sia un po' di dormienza nella risposta collettiva a diverse cose, poi magari non è così per alcuni casi speciali, ma per tante cose mi sembra che siamo un po' addormentati, poi vabbè io non mi metto insieme ai giovani, però volevo sapere invece chi è giovane, come percepisce queste storie e se gli risveglia qualcosa. Allora, comincio da quest'ultima e poi faccio il giro perché due sono simili, sono di natura simile. I ragazzini reagiscono sempre molto bene perché in realtà per i ragazzini è spontaneo fare rete, fare relazione, egoisti si diventa man mano che si cresce, individualisti si diventa man mano che ti ripetono nessuno ti dà niente per niente, non ti devi fidare di nessuno. I problemi nella presentazione di questo libro li ho avuti sempre con i genitori, mai con i ragazzi, nel senso che mentre i ragazzi fanno gioco di squadra nel campetto c'è un genitore aggrappato alla grata che dice spezzagli la rotula, e capisci che lì il problema della competizione non distruttiva è un problema, devi affrontarlo col papà, non lo devi affrontare col ragazzino. Quindi il discorso è, in teoria sono tutti molto disponibili a ragionare di collettività, purché non sia il loro figlio. Il loro figlio deve essere l'eroe, tutti gli altri possono fare gruppo quanto gli pare, ma il loro figlio deve essere l'eccellenza, tenendo presente che in questo paese, dove il più delle volte non c'è la possibilità di premiare il merito, dove il più delle volte chi è bravo non riesce proprio per un meccanismo di sistema, ce la fai nonostante il sistema, non grazie al sistema, e lì non sei l'eccellenza, sei l'eccezione. Quindi bisogna stare attenti a non trattare le parole come se avessero tutte la stessa valenza. E sulla questione buonistica attivisti è interessante perché rientra nella, cioè non ci vogliono né buoni né cattivi, ci vogliono zitti, cioè semplicemente zitti, ogni volta che li contrastiamo troveranno una ragione per dire tu non dovevi dire così o non lo dovevi dire così. Quindi o è il contenuto o è il metodo, in tutti i casi la soluzione è stare zitti. Quindi non dobbiamo cercare di andargli bene, dobbiamo cercare di dire le cose come vanno dette, secondo un registro che deve essere, come dire, corrispondente alle cose che diciamo. E qui rispondo all'altra domanda. So di tirarmi addosso delle rogne con questo. Sono sinceramente convinta che non si possa contrastare una narrazione utilizzando lo stesso registro di quella narrazione. In parte ho risposto anche prima, cioè tra Baccioni e Ciaone la differenza non la vedo. E penso per esempio, quando io ho scritto, posso alzarmi in piedi un attimo perché non perché già sono super miope, poi così in fondo neanche vi vedo bene. Quando ho scritto quella cosa del curriculum a Salvini sono arrivate decine di migliaia di commenti a sostenermi. Quando è passata la Buriana io ho scaricato tutti i commenti e ho utilizzato un programma che si usa per l'analisi semantica, cioè ho controllato le ricorrenze, qual è la parola che dicono più spesso le persone che mi danno ragione. Lo sai qual era la parola che dicevano più spesso? Asfaltato. L'hai asfaltato, brava, l'hai asfaltato, asfaltalo. Ah, adesso sì che è stato asfaltato. A parte che io dicevo, asfaltato e rustico, che cosa c'è nell'edilizia che accattiva così tanto i nostri politici? Perché asfaltato è una parola che ha utilizzato per la prima volta Matteo Renzi, mentre ruspa, lo sappiamo, è la parola di Salvini. Ma quando tutte e due le parole appartengono alla stessa area semantica, cioè quando quello che tu vorresti combattere ti ha messo in bocca per combatterlo le sue stesse parole, tu hai già perso. Quindi da quel punto di vista, nel momento in cui Maria Elena Boschi decide di rispondere a Salvini stando nel registro comunicativo di Salvini, fa un errore di comunicazione, di narrazione, perché dimostra di non averne un'alternativa. Una narrazione che, per esempio, io ti tratto come se fossi assente, perdonami Laura, è una narrazione in cui Boldrini non è mai caduta. E lì bisogna stare attenti, non rispondere dentro quel registro, perché confermi quello che vuoi sentire. Sono state delle critiche
purtroppo le ha fatte Tommaso Montanari e le ha fatte nel modo peggiore possibile, nel senso dicendo se fai così però legittimi quello che dice, legittimi la narrazione sessista, che è come dire se vai in giro in minigonna legittimi lo stupro. Chiaramente Montanari non voleva dire quello. Montanari, da esperto di immagine, d'arte, di linguaggio simbolico, voleva dire quello che vi ho appena detto, però mi sto arrogando, diciamo, il diritto di interpretare quello che voleva dire, perché so che l'uomo non è un sessista. Però in quel momento lì l'ha detta proprio nel modo sbagliato. Mi sento di dirla io così. Ecco, stiamo attenti, perché a utilizzare la lingua la lingua che costruisce il mondo in cui non vogliamo abitare, ci ritroviamo cittadini dello stesso mondo che gli altri hanno costruito con quelle parole intorno a noi. Sono una cattolica e anche praticante, non vi bacerò il rosario per provarvelo, però sono convinta che, come dice la Bibbia, Dio abbia creato il mondo col verbo, cioè parlando. Le parole creano mondi, per questo dobbiamo stare attentissimi a quelle che usiamo. È una questione teologica, prima ancora che semantica. Sulla questione di come fare a evitare che si riproducano quel tipo di estremismi, diciamo, di luoghi in cui il dissenso viene ucciso letteralmente, noi non ci siamo andati lontanissimi a Genova nel 2001, cioè noi sappiamo che anche dentro un sistema democratico quel confine può essere superato velocissimamente. La responsabilità di quel superamento sta a chi deve tutelare l'impianto simbolico democratico. Quindi quando la politica cede su quel simbolico, il potere armato si sente libero di agire. Quindi lì bisogna stare molto attenti. La seconda questione è che dobbiamo sempre diffidare. Io non giudico una democrazia da quanto consenso ha chi governa, perché anche i dittatori spesso arrivano nella loro posizione col consenso. Io giudico una democrazia dalla qualità di vita di chi dissente. In un paese non mi importa quanti ti applaudono, mi importa sapere cosa succede a chi non ti applaude, a chi ti fischia, cosa succede. Si misura sulla qualità del dissenso. Nel momento in cui io contrasto l'azione governativa e tu metti la mia faccia sulla tua pagina di Facebook o su un manifesto in piazza per pubblicizzare il tuo comizio politico e dici lei non ci sarà, lei non ci sarà, lui non ci sarà, e mi ergi a bersaglio, chi mi garantisce che un giorno non ci sarà un ESMA anche in Italia? Chi mi garantisce che Bolzaneto non diventi? Noi siamo esposti a questa cosa. Il giorno in cui è caduto il governo, io non ho paura a dirlo e a ripeterlo, io mi sono svegliata leggera e mi sono resa conto che nelle settimane precedenti, nei mesi precedenti, ho sempre avuto paura per me, per i miei figli. Mi svegliavo e pensavo, ho esposto i miei ragazzi? Mi svegliavo e pensavo, ho pagato tutte le rate? C'è una multa non pagata? C'ho una pendenza con Equitalia? Ho pagato qualcosa a nero? Che cosa mi può fare? Cosa mi possono fare? Ecco, in una democrazia io posso aver paura di questo, perché ho espresso un'opinione contraria al governo. È un passo molto piccolo quello. Per cui dico, tutti quelli che cercano di buttare acqua sul fuoco e dicono no, non è grave, eccetera, non è così. Siamo a rischio di tenuta democratica. Spero che chi sta prendendo le decisioni in questo momento se ne ricordi e metta da parte i calcoli di partito. Io a questo punto chiederei allora di venire a dire anche lei. Alla domanda su Hong Kong ammetto la mia ignoranza, non sono in grado di rispondere, quindi la risposta giusta è non lo so. A volte un intellettuale fa anche questo, dice non lo so. È un po' comodo. Come vi dicevo, chiedo a Laura Boldrini se vuole anche lei salire a dire qualche parola a questo punto. Buonasera a tutte e a tutti, non era previsto. Io ringrazio Dasha per consentirmi di fare questo saluto a tutti voi. È stato un bel pomeriggio. Grazie per averci accompagnato in un ragionamento, perché è così raro che di questi tempi si possa approfondire, si possa capire i meccanismi della nostra società, della nostra collettività, del fare le cose da soli o insieme.
Quindi vi ringrazio molto perché qui a Pescasseroli, caro Sindaco, lei dà la possibilità alle persone di incontrarsi e di pensare, e nel fare questo lei ha una chiara agenda politica e di questo la ringrazio. Ecco, poi volevo dire che Michela Muggia parlava appunto dell'odio. Io vorrei aggiungere due parole sull'odio. Vedete, purtroppo mio malgrado in questi anni mi è capitato di essere una persona esperta di odio. Eppure io non pensavo che mi sarei mai potuta assumere questo ruolo, no, nella società, perché per 25 anni ho lavorato alle Nazioni Unite, in tanti paesi del mondo, certo sempre dalla parte dei più deboli, di chi non ha niente, e pensavo che questo fosse un merito riconoscibile in una società evoluta come la nostra. Se una persona nella vita ha fatto questo di mestiere, vuol dire che forse ha qualcosa da restituire alla sua comunità. E invece no, mi sono accorta nella politica che essersi occupata degli altri in tante parti del mondo e anche nel nostro paese è fonte di possibile odio. E così che in tempi non sospetti, cara Dasha, io in Parlamento ho istituito la commissione sui fenomeni di odio dedicata a Joe Cox. Chi era Joe Cox? Joe Cox era una giovane deputata laburista britannica anti-Brexit, che aveva lavorato nelle ONG e che faceva politica in un modo molto attivo e molto efficace al servizio della sua constituency. Ebbene, Joe Cox, mentre ascoltava le richieste del suo elettorato, perché in Gran Bretagna c'è questa modalità molto vicina all'elettorato, di ogni settimana a quell'ora si sta nel collegio e si riceve chi vuole andare a parlare e esporre un problema. E in uno di questi giorni lei è stata assaltata e uccisa brutalmente da un uomo che le gridava Britain first, Britain first, prima l'Inghilterra. Quella commissione la dedicai a lei. C'era anche Tullio De Mauro in quella commissione, grande linguista, abbiamo parlato del linguaggio. E facemmo una... stilammo insomma una relazione con tante raccomandazioni ai ministri perché prendessero l'iniziativa di contenere l'odio. Parliamo del 2017. Non venne presa tanto sul serio quella relazione della Joe Cox, ma già tutto era lì. Ebbene, io penso di non esagerare nel dire, Dasha, che noi viviamo la politica dell'odio e l'odio in politica. Questo è il nostro tempo, il tempo della politica dell'odio. La politica dell'odio ha bisogno di un nemico al giorno, un nemico al giorno. E il nemico più è debole, più dà consensi. E dunque i migranti in primis, chi difende una società equa e giusta, anche i diritti dei migranti, in quanto esseri umani. Un giorno è la Francia, un altro giorno è Michela Murgia, un altro giorno è Fazio, un altro giorno è Saviano, un nemico al giorno. Così si governa quando mancano idee. Ecco, e questa è la politica dell'odio. E l'odio in politica è quella condizione per cui non ci sono più codici comportamentali. Io il mio nemico / la mia nemica la devo fare fuori con ogni mezzo, e allora la macchina dell'odio si alimenta di fake news inventate per delegittimare, screditare chi ha una visione diversa dalla tua, si alimenta di assalti sui social organizzati da macchine diaboliche che costano un sacco di soldi. E i soldi chiaramente arrivano anche, come dire, dall'estero con molta facilità, e quindi uno si ritrova a essere bombardato dall'odio. Se sei donna, questo è anche meglio, funziona di più. Se sei donna, funziona di più. Più like, più consenso, perché giù allora non si discute il merito. Ma troia, puttana, cagna e giù via. E giù voi neghi perché hai una vita sessuale povera, così vengono gli immigrati, sì. Finalmente risolvi il tuo problema. Sì, con chi tutto sessista. Allora, è possibile che il confronto politico arrivi a questo? Guardate, io ho lavorato nella ex Jugoslavia, ho lavorato in Ruanda,
ho visto lo stupro come arma di guerra. Io non posso accettare che nel nostro paese, un paese democratico, si evochi lo stupro contro le avversarie politiche. Questo è inaccettabile, non è democrazia. Ed è quello che accade nell'indifferenza generale, a tutte noi accade. Io li porto in tribunale, Michela. Io li porto tutti in tribunale. A settembre deposito 800 richieste di risarcimento danni. solo dai commenti degli ultimi 3 mesi. Brava, perché siamo in uno stato di diritto. Civili, non penali, Civili. Devono pagare, siamo in uno stato di diritto. L'associazione Odiare ti costa, e quei soldi finanzieranno, ma non avete idea quante ONG, non avete neanche idea. Chi ci odia sarà il nostro benefattore, trasformeremo il loro letame in fiori. E guardate, chiudo con questa cosa. Il sindaco leghista di un paese vicino Savona mi fa un tweet 2 anni fa, dopo uno stupro terribile avvenuto a Rimini. Uno stupro brutto, feroce, fatto una sera d'estate in una città di mare. 2 giorni dopo, io che da anni, e grazie anche all'ispirazione che Dacia ha dato a tutti noi, da femminista, mi sono sempre occupata delle donne, sempre dalla parte delle donne. Che cosa fa lui? Un sindaco! Mi manda un tweet, un post, quindi una cosa pubblica, in cui dice: mandiamo gli stupratori di Rimini a casa della Boldrini, così le ritornerà il sorriso. Come se lo stupro fosse un motivo di gioia per una donna. Allora come facevo a non denunciarlo? Io lo faccio per mia figlia, per le nostre figlie, per le figlie d'Italia, che lo devono sapere, che questa è una mostruosità. E non si può scherzare con le sue. E l'ho denunciato, il sindaco Camiciottoli, ed è stato condannato. Mi deve 20.000 euro. 20.000 euro per l'educazione digitale, per i nostri giovani e le nostre ragazze, che devono poter usare i social media, internet, senza la paura di essere umiliate costantemente perché donne. Quindi quello che voglio dire è che abbiamo bisogno di momenti come questi per ritrovarci, perché siamo in tanti e in tante, perché dobbiamo rialzare la testa, unirci, stare insieme e non pensare che sia fatta e finita e che abbiamo perso. Usciamo dalla bolla dei perdenti. Se noi vogliamo, noi ce la faremo. Grazie, grazie a tutti e a tutte. Concludiamo questo appuntamento ricchissimo, come avete visto, con un altro apporto di questi meravigliosi ragazzi, e poi ovviamente ci salutiamo e ringraziamo, ascoltiamo Regina Soliana e dai ragazzi della Scatola del Vento di Alessandro Parente. Dalla bolla perdente. Thank you.
Michela Murgia, Dacia Maraini, Barbara Modio, grazie mille a tutti coloro che hanno reso possibile. Qui sarà possibile poi firmare i libri. Qui sarà possibile poi firmare i libri. Intanto ringraziamo ovviamente il Comune di Pescasseroli e l'associazione Pescasseroli e Vive e tutti gli associati che hanno reso possibile questa manifestazione: Sarpetti Auto, il Parco 123, Nicola Antonaggio Assicurazioni, la Cantina Tollo, Ad Naturam, Sangritana e Faraglia, e ovviamente poi le persone, Peppe Vitale, Anna Neri per la musica, l'ufficio stampa Giovanna Nicolai e Fiorella Graziani. Grazie mille a tutti voi per aver partecipato, un grazie personale di cuore a Dacia Maraini per avermi coinvolto, e se non sono scoppiata a piangere stasera non lo farò più. Grazie mille a tutti voi, se volete la firma. Per la firma dei libri qui davanti, piano piano.